Mi piace raccontare questa esperienza perché,            ││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 
intanto rispecchia un mio modo di sentirmi artista nel mondo e anche un'etica di essere artista. Io ho avuto sempre più dagli artisti che da qualsiasi altra persona, diciamo, anche nel sistema dell'arte. Il primo scambio avviene da artista ad artista. Ho sempre pensato di mettere al centro il rapporto con gli altri artisti. Io ogni volta che viaggio vado a trovare un artista in uno studio, l'incontro con l'altro artista nel suo spazio è sempre stato determinante, sempre. Racconto questa esperienza che è nata e si è sviluppata a Venezia nell'arco di 10 anni, dal 2002 al 2012. È cominciata perché io ho chiamato a raccolta nel mio studio i miei amici artisti in questa città, chiedendo a loro se volevamo costruire qualche cosa insieme, se volevamo condividere il mio spazio, fare qualche cosa insieme. E da lì abbiamo cominciato a guardarci in faccia, abbiamo detto, beh, scusa, prima cosa, conosciamoci, e conosciamoci attraverso il nostro lavoro. Perché non facciamo che una volta alla settimana ci vediamo e ognuno fa vedere all'altro quello che fa? Benissimo, abbiamo cominciato 2 artisti alla settimana. Lentamente questa cosa ha preso una forma molto precisa ed è diventata quella che abbiamo chiamato i mercoledì degli artisti. Ho organizzato 254 incontri nell'arco di 10 anni e ogni volta un artista portava al gruppo il suo lavoro. Chiunque si autodefiniva un artista poteva partecipare, però dovevano essere artisti. Cioè, chiunque aveva qualche cosa da far vedere agli altri, che aveva il coraggio di dire io sono un artista. Ecco, e questi incontri delle volte hanno aperto delle discussioni, delle volte un artista anche ritornava la seconda volta per far vedere, per esempio, un momento di fallimento dentro al lavoro, un momento di dubbio, di incertezza. Altre volte era soltanto appunto l'esposizione di un proprio percorso. E sono passati artisti di tutti i generi, perché poi Venezia ha questa duplice natura: da un lato è appunto una città molto piccola, provinciale, locale, che permette un incontro facile tra le persone, eccetera, dall'altra è anche una città molto internazionale e tutte le istituzioni che contribuiscono anche a far, diciamo, diventare Venezia più interessante per l'arte contemporanea ha creato la possibilità di portare questi artisti dentro agli incontri. L'esperienza importante dei mercoledì degli artisti è stata quella che avevo la sensazione ogni volta che uscivo dal mio studio e andavo a incontrare gli altri artisti, era anche un atto, diciamo, simbolico di uscire da me stessa, di uscire da tutto quello che conoscevo e tutta la mia routine, tutto il mio sistema di cose che tengono in piedi il mio essere artista, per andare a incontrare altri sistemi diversi dai miei. Non andavo a cercare qualche cosa di simile a me, anzi lo trovo poco interessante quando trovo qualcuno che fa qualche cosa che formalmente sembra quello che faccio io. Cioè, non è detto che uno, perché dipinge o perché dipinge dei quadri che spesso mi chiamano monocromi, miei in realtà non mi piace questa parola perché sono dei quadri strapolicromi, visto che non sono mai fatti di un colore solo, ma di tantissimi colori. Ecco, più che appunto cercare similitudini formali, sono interessata a conoscere delle cose che non conosco, ecco, quindi di aprire ogni volta dei nuovi mondi. Tutta questa esperienza mi ha aiutata anche a riguardare poi me stessa, sicuramente è stato fondamentale.